Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora ragazzi, io ho fatto, come promesso, un breve così riassunto della partita quando mi sono trovato al Curi, quindi pochi minuti fa, poche ore fa. Sono appena rientrato a casa. Bene, io tanto per diciamo così, per andare ad analizzare per bene la partita, faccio questo video, che sarà un po' più accurato ovviamente. Allo stadio c'erano, insomma, si sa, no? Quindi l'audio è venuto come è venuto e la disamina è venuta come la disamina. Poi, tra l'altro, eravamo tutti felici e contenti, quindi bene. Banda al ciance, banda ai discorsi. Veniamo subito ad analizzare quella che è stata la partita. Io direi un primo tempo veramente bello, bello da parte del Pisa. Bello. Quindi D'Angelo ha trovato, secondo me, la quadra. Questa squadra sta cominciando a macinare. E nel primo tempo, chapeau agli Ossi, perché è stato, secondo me, il migliore in campo, sia nel primo che nel secondo tempo. Quindi, diciamo così, abbiamo visto gli Ossi alla grande. Quindi, dopo 5 minuti, segna subito il gol che porta il Pisa in vantaggio. Ma dopo pochi minuti, prende purtroppo un palo. E quindi Tramoni sbaglia da un metro, tiro un po' fiacco, ma io direi che fondamentalmente un primo tempo appannaggio del Pisa. Bene Touré, bene Canestrelli, si comincia a vedere veramente una squadra nel vero senso della parola. Quindi bravo il mister, che dobbiamo dire, bravo il mister, perché questo discorso ha già dato un'impronta, una sua impronta a questa squadra, e si è visto tutto nel primo tempo. Nella ripresa il Perugia sostituisce, fa delle sostituzioni, e noi, secondo me, diciamo, è vero che il Pisa ha cercato di diciamo sfruttare le ripartenze, però siamo stati, secondo me, troppo sotto pressione. Fino a che poi al trentesimo prendiamo la rete del pareggio. Questo io ho detto, ma speriamo che la squadra abbia una reazione. E la reazione è arrivata. Quindi subito, dopo pochi minuti, calcio di rigore netto, perché il difensore prende la palla con la mano. E quindi Ghiozzi si presta a battere il rigore. Come ha detto poi in conferenza stampa, che io ho sentito, era difficile, perché Gori sono stati compagni insieme nel Como, quindi è stato insomma difficile pensare e quindi capire per Gori dove sarebbe andata a finire la palla, ma gli Ossi non ci ha pensato su due volte, ha tirato un bel tiro secco e preciso e forte, e quindi la palla si è insaccata nella porta del Perugia e siamo 2-1. E poi la rete che ha, diciamo così, chiuso definitivamente la partita, tirato giù la saracinesca, è quello di Touré. Quindi un Pisa che è uscito, secondo me, vincitore, bravo. Poi D'Angelo in sostituzioni, Jureskin non mi è piaciuto, D'Angelo lo ha capito, ma non perché non mi è piaciuto a me, insomma perché non ha dato quello che doveva dare, è stato sostituito. Quindi bravo il mister che ha fatto una doppia sostituzione, quindi bravo, bravo veramente mister. Io credo che meglio di così non poteva andare. Una squadra fondamentalmente che è ripartita bene. Noi diciamo che è l'anno zero, o comunque il punto zero. Oggi è il punto zero per il Pisa, non c'è niente da fare. Un occhio al tabellino, come di consueto, tiri totali sono stati 11 per il Perugia, 13 per il Pisa. I tiri in porta 3 per il Perugia, 8 per il Pisa. Segno evidente, finalmente, che c'è una squadra. Va bene, abbiamo una tre quarti, abbiamo un centrocampo che lavora, abbiamo una squadra. Finalmente abbiamo una squadra. Questa squadra io penso che sia in crescita. Che sia in crescita, lo vedremo sicuramente in casa con il Parma, dopodiché andremo a giocarcela a Palermo. Niente, io non mi dilungo oltre, perché sono non solo contento della situazione, che si è veramente, finalmente si è data una quadra a questa squadra. Stiamo attraversando, cioè, o meglio, stiamo percorrendo, secondo me, la strada, la via giusta, la via maestra.
E che dire più, oggi eravamo tanti, alcuni più di 1000, e poi sostegno massimo ai ragazzi. Io come posso anch'io vado sempre, lo sapete, a San Piero. Bene, io basta, non mi dilungo oltre. Se vi è piaciuto questo video, pollice su e commentate il video, mi raccomando, commentate il video, perché voi lo sapete che i vostri commenti sono sempre preziosi, anzi sempre più preziosi. Vi ringrazio perché il canale sta crescendo, quindi io ve lo dico sempre, ma ormai io credo che non ci sia più neanche bisogno. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e pubblicizzate il canale. Vi aspetto numerosi lunedì a Noi Siamo Nerazzurri. Mi raccomando, lunedì vi voglio numerosi, vi voglio col telefono in mano, vi voglio in trasmissione, va bene? Trasmissione libera per tutti, e quindi mi fa piacere, ma non solo a me, anche ai miei ospiti, avere i vostri pareri, i vostri commenti e i vostri suggerimenti. Che dire più? Il Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì!